Buongiorno e ben trovati in apertura. Dunque, gli ultimi casi di contagio da Covid. Da oggi controlli a tappeto a Carloforte, prorogata sino al 7 settembre l'obbligo di registrazione per chi arriva in Sardegna con la nave o l'aereo. Il consiglio degli esperti: non abbassare la guardia, il virus circola ancora. Davide Vannucci. Il mini focolaio di Carloforte, ma non solo, i casi di Covid-19 non sono affatto scomparsi dall'isola. In una parola, il virus continua a circolare. Continua a circolare in tante parti del mondo, anche in Europa e anche in modo sebbene inferiore rispetto ad altre situazioni, anche in Italia e anche in Sardegna. Nel complesso, diciamo, il virus non ha circolato molto in Sardegna, tuttavia è presente e quindi occorre esserne consapevoli e agire di conseguenza. Il sì alla discoteca all'aperto ha fatto discutere nelle ultime settimane. Adesso, nell'isola di San Pietro, il sindaco ha deciso che tutti i locali debbano chiudere entro mezzanotte, sospese le manifestazioni pubbliche e private, oltre ai mercatini. Io ho trovato molto appropriato il richiamo del presidente Mattarella, che ha ripetuto che la libertà non è fare male agli altri. Di conseguenza è responsabilità di ognuno, come dire, proteggere se stesso e proteggere gli altri per evitare di tornare in un lockdown che veramente tutti noi ci auguriamo di non dover rivivere. Lavaggio delle mani, distanziamento sociale e mascherine sono le buone pratiche per convivere con il virus fino all'arrivo del vaccino. Occorre abituarci a convivere con questo virus e da questo punto di vista io penso che il sistema di tracciamento è una colonna importante del nostro sistema di prevenzione per questo.